Via, chi gioca da più tempo a calcio? E fin qua ci siamo. Chi ha fatto più gol a Padova? Solo quello del dove l'ha fatto bene. Uno ha fatto bene. Fatto in? Fatto come? In rovesciata. In rovesciata. Sì, bravo, non bello. Te lo ricordi? Dove eri te, Ampelio? No, mi ricordo. Mi ricordo Ampelio. Un bellissimo gol. Ecco, contro la Cremonese. Chi vede meglio la porta? No! Che brutte persone che siete. Ognuno ha alzato la propria scarpa. Quella dopo è... E questa mi dissocio, non la faccio. Ma sappiate che c'era scritto chi vede meglio la finestra. Questa è colpa di Ampelio che sta facendo il video Ampelio. Chi non vede una mazza, che è detto così, spero che ti è due, perché insomma, chi non vede una mazza? Intollerante. Lui, cieco. La sera, ma questa non si taglia, questa taglia. Ampelio. Chi è? Vabbè, che domande sono? Metterò tutta una serie di beep che sembreranno quasi bestemmie. Uno dice, ma con tutti sti beep, quanto bestemmiava Fusar Poli? Sono io che dico Ampelio. Chi è il più falloso? E fin qua, mai per il ruolo. Per il ruolo. Ma? Quella dopo la devo leggere davvero? Anche qua metti i beep però. Non si può, ci sono dei ragazzini che guardano i tuoi video Ampelio. Non si può Ampelio. Va bene. Dato che si parla di falli, chi ce l'ha più lungo? Grandissimo, alzato la tua scala. Umile, umile. Ma l'hai detto per fare... Cioè, non è vero. Ma chi l'ha alzata di più, quindi lui? Sappiate che Sbraga non batte Candotti, ma ci siamo quasi. Ma di sicuro batte Ampelio. Però, cosa c'entra Candotti? Chi ha maggiore propensione? Diceva signora, mi dica. Cosa c'entra Candotti? Chi ha maggiore propensione? Ampelio, scusami. Chi ha maggiore propensione offensiva? Tradotto, chi offende di più l'arbitro dei due? Ma davvero? Chi ha fatto più autogol in carriera? Forse il difensore? No. Non hai mai fatto autogol? Sì? No. Dettori? No. Uno l'ha fatto, sì. No, lui non l'hai fatto. Mi giro un attimo. Ok, e te? No, io non. Neanche te. Va bene, Ampelio. Chi in campo porcheggia? Non ci sono te, Ampelio. Porcheggia. Io... Porcheggia è dialetto, i ragazzi non sono... Io non sono l'autore delle domande. Ah, non sei te, Ampelio, l'autore delle domande, Ampelio. È mia figlia di 3 anni. Tua figlia di 3 anni che porcheggia come una madre. Gliel'hanno insegnato all'asilo. All'asilo, brutti posti. L'ho sempre detto, meglio giocare dei campetti. Esatto. Quindi, chi in campo bestemmia di più? Non guardare. Eccolo là. Dato che censura, no, questa non la chiedo. No, vai. No, non si può. Mi chiedono chi sa fare più palleggi. Provare. E siccome entrambi hanno alzato la scarpa dei dettori. Il buon dettore qui presente, Ivi Ampelio, iraniano, dovrà fare dei palleggi con questa palla. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Bucategli il pallone. Sì, datemi la palla. Dopo sto supplizio, quando vincono sti concorrenti. No, il supplizio, il
il supplizio. Scusi, è anche mio che mi hanno detto 8 minuti fa che dovevo fare le domande. Scusi, presidente, ripeta pure. No, ho detto che dopo sto supplizio che stanno subendo, cosa vi possono ritardare di un quarto d'ora la partenza verso casa. Pascone, dove l'hai letto, Antonio, di preciso? È sempre la figlia. La figlia? È la figlia. La c'è la suora. La madre superiore. È il più simpatico dei due. Simpaticone, c'è la scritta. Simpaticone, chi è il più simpaticone? No, io non ho alzato due scarpe. Anche la tua alzata. Lui? Bravissimo, era quello che non c'era scritto, ma che avevo proprio pensato. Adesso Andrea Sbraga ci racconterà una barzelletta. Chi è il più timido dei due? Davvero? Non l'avrebbe letto. Ma secondo me che frequentando ti hai imparato. Lo so, è quello che fa, è quello che l'ha frequentato. Stavo per dire inculato, ma tanto da censurare Andrea. Quindi, chi è il più fashion? Hai messo, scusate un attimo, perché è una brutta persona Andrea. Ha scritto chi è il più fashion e la parentesi alla moda. Cioè, c'era bisogno della spiegazione. Non sono tutti stupidi come te, Andrea. Scrive mia figlia. Hanno già alzato. Modesto anche. Ricordo, posso raccontare. Ricordo delle scarpe che si illuminano sotto, che sono terribili. Ampeglio, faccio la domanda a Ampeglio. Chi cucca di più? Lo so, è scritto qua. Che dopo sembra che non ci sia scritto. È scritto, eh. Lui non può. E non lo fa. Lui non può e non lo fa. Te? Adesso ti posso fare una domanda, tanto non ci sta riprendendo. Un calciatore singolo, quant'è che tira su di solito? Un calciatore? Beh, sei calciatore, cioè se te vai in giro e parli una tipa, non so, con un gruppo dici sì, gioco nel Padova, mettiamo il caso, come giocavi in un'altra squadra. È più facile. Sui social a volte è più facile. Ho sbagliato tutto io. Io dicevo giornalista, ecco che mi tiravo sul cazzo. Chi si è... No, questa la so io. Qua c'è un vincitore assoluto, però lascio rispondere a lui. Chi si è trasvestito? Chi è? Chi si è travestito in maniera più improbabile alla festa di carnevale? Senza dubbio. Senza dubbio. Io vi giuro, ho visto la foto della festa di carnevale, lui era il vincitore totale. Quindi adesso Francesco Dettori ci dirà da cosa era vestito. Da E-Man. E-Man. È una rivista per soli uomini. Esatto. È una roba da uomo. Avete presente quello che c'aveva la spadona biondo? Conan. No. Conan. Ma che non è che se lo dici 10 volte sei Conan. Cioè, sempre E-Man, sì. E-Man, e dopo vi facciamo vedere una foto e direte ah sei E-Man e lui continuerà a dire Conan oppure dirà Ampeglio. Chi è più intonato dei due? Una lotta, non ce n'è, anche secondo me. Hai il microfono. Aia, cioè, come tirarsi la zappa sui piedi da solo? Cioè, no! Chi è più ingenuo? Grazie, fate un applauso, fate un applauso. Dopo ve lo spieghiamo. E qua ce n'è uno ancora fermo a Conan e dopo che è. Quindi adesso devi cantare. No. Avevi due scarpe, sei riuscito a alzare la tua e quel po'. Dai, un pezzo, fino ai primi puntini. Ma quando torno a Padova, mi sento a casa mia. Ma io. E tutto me va bene. Basta, va bene che così. Va bene. Bravo! Sono un signore, volevo farla cantare.
Chi sa parlare meglio il dialetto veneto? Zero. Ma neanche brutte parole, niente. Fate come Gaiola, neanche una parolaccia, niente. Che sei? Niente, non sapete, ma neanche se io vi dico Mona. Vai Mo, anche vai Mona. Abbia da porta no, vuol dire giratevi tutti 2 secondi. Ah, vabbè, te che Mona è sinonimo di tu. Cioè, stai in 1 anno e mezzo di seguire. Chi conosce più codi di incitamento alla squadra? Più? Codi. In generale? In generale? No, nostri, che palo. Te hai alzato la sua, ma ribadendo che sarà tutta persona per la continua alzare la 12 domande. Adesso tocca a Francesco Dettori fare un codo di incitamento per il padre. Io ho una domanda seria. Quando vi fanno i coni? Quando giocate? Li sentite? Io quest'anno mi sto sentendo. L'espertone Andrea. Non si è sentito. Ha detto che si sentono a tratti, dipende dov'è il pallone. Ah, e sì. Anche da dove tira il vento. Ha detto quello, sì, che il vento è una costante nella Leguano. Quello mi chiede come faceva, visto che voi eravate allo stadio contro il Venezia, ce l'avate allo stadio? Sì. Sì. E quindi ce l'avate. Come faceva il coro? Si può fare? Sì. Sì, sì. Sì, si può fare. Mamma si può dire. Mamma si può dire. Allora, contro Venezia, nell'altra squadra c'era un portiere, incredibilmente, giocavano di là. E questo portiere era stato preso di mira a un certo punto e gli facevano un coro. Com'è che faceva il coro? La mamma del portiere. Non girare. Tieni qua fisso, fai finta di niente. Ah, è vero, mi dicono dalla regia che l'abbiamo specificato, quindi dite il cognome se avete il cognome. No, non ditelo. Per questi errori qua non ci mettono neanche la parola. E non ce l'ho niente. È vero, bravissimo. Il polemicone. La signora. Detto ciò. Dissociandomi Ampegno da solo, Ampegno, perché tanto comincio di solito Ampegno, vi inviterei a fare un applauso a loro per essersi spezzati. Padovani, bianco scudati, bianco scoppiati. Seri, sobri, clinicamente testati. E la mamma del portiere? Sempre una puttana.